ci troviamo con Marco Valsecchi, siamo a Verzago, una località come potete vedere in mezzo ai boschi, per chi non la conoscesse molto vicina a Cantù, nonché anche all'aeroporto di Verzago, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ciussano. Ti ringrazio per la tua disponibilità. A me interessava capire cosa effettivamente fate sul territorio voi volontari. Allora, la nostra associazione intanto è nata nel 1999 come gruppo di protezione civile. Il nostro impegno ci ha portato subito a lavorare, diciamo, in terreno impervio, perché siamo partiti con un gruppo di poche persone che gestiva soccorso piste in Alta Valtellina. Eravamo in 15 all'inizio e ci occupavamo esclusivamente di soccorso piste da sci. Poi pian piano la situazione si è evoluta e ci siamo spostati anche nell'ambito territoriale, cioè nel nostro comune, come protezione civile. Questo però ci ha portato poi a sviluppare le unità cinofile di ricerca di superficie. Con varie unità ci siamo portati all'istruzione dei cani molecolari e siamo partiti poi su un progetto nazionale per la formazione di queste unità insieme al Soccorso Alpino Nazionale Speleologico. Quindi voi principalmente fate ricerca con i cani, ma ho visto anche soccorso in montagna, soccorso alpino sulle piste da sci, giusto? Sì, non è soccorso alpino, perché il soccorso alpino è praticamente un ente che copre tutto il terreno impervio in ambito montano. Noi ci occupiamo esclusivamente del soccorso piste da sci, cioè all'interno delle piste. Il fuoripista non è di nostra competenza. Mentre la parte unità cinofile siamo di supporto a livello nazionale al soccorso alpino nazionale, cioè proprio all'organo nazionale del soccorso alpino. In quanti siete in questo gruppo dell'associazione dei carabinieri? Noi siamo in 36, suddivisi poi per specializzazioni, da tecnici, sanitari, cinofili e così via. Quindi immagino fate frequentemente dei corsi d'aggiornamento? Noi siamo impegnati praticamente tre giorni al mese con il soccorso alpino per l'addestramento dell'unità cinofile, e poi al nostro interno una volta a settimana abbiamo un impegno di formazione. Oggi ci troviamo appunto a Verzago perché siamo qui con i vostri cani, che appunto addestrate per la ricerca delle persone scomparse. Quante volte vi trovate e quali sono i luoghi ideali per addestrare un cane? Allora, il sistema che utilizziamo noi, che si chiama man trailing o molecolare, per un nome che è stato dato poi dai mass media, è un sistema abbastanza particolare, cioè i nostri cani lavorano esclusivamente sulla molecola dell'odore o cellula di una persona, perciò sono cani che lavorano al guinzaglio, non sono liberi e possono lavorare dappertutto, cioè sia in ambiente ostile, boschi, prati, montagne, ma anche in terreno urbano. Questa è la peculiarità di questi animali. Dal punto di vista invece, diciamo, di servizio anche in città, fate protezione civile, fate servizio magari a delle manifestazioni, o vi occupate solo esclusivamente appunto di montagna e cani? Purtroppo non riusciamo a fare tutto, cioè sul nostro territorio seguiamo, cioè garantiamo un servizio di controllo per le discariche abusive, è un accordo che abbiamo col comune di Ciussano e ci permette poi di ricevere degli introiti per sostenere l'associazione, che sono sempre più risicati, però non riusciamo a fare tutto, nel senso gare ciclistiche, queste cose qua non fa parte del nostro diciamo bagaglio di esperienza. Prima di salutarti volevo chiederti cosa consiglieresti a qualcuno, insomma, perché qualcuno dovrebbe entrare a far parte di questa associazione, perché credo sia un lavoro bellissimo quello che state facendo. Hai detto la parola giusta, è un lavoro, nel senso che ormai sì, lo fai come hobby, perché noi siamo un'associazione di volontariato, siamo una ONLUS, siamo iscritti al registro regionale e nazionale della protezione civile, però cioè, l'impegno è talmente gravoso che poi diventa quasi un lavoro. Bisogna cercare volontari che sicuramente abbiano della passione e del tempo da dedicare, perché se uno pensa di fare le cose superficiali o di non impegnarsi in maniera adeguata, non possiamo accettarlo nel nostro gruppo. Quindi tanto lavoro, tanto impegno. Io Marco ti ringrazio, fra poco andremo a vedere ovviamente le operazioni con i cani, quindi a breve vedremo i cani. Grazie. Ci troviamo con Claudio Mati, innanzitutto lo ringrazio per il tempo che ci sta dando, perché qui stanno effettivamente lavorando. Ti chiedo innanzitutto, tu sei esperto in addestramento dei cani, più o meno, o sbaglio? Sì, ho qualche anno di esperienza nella cinofilia, circa una decina d'anni,
e da sempre lavoro con i cani da superficie con la disciplina del mantrailing. Tra poco andremo a vedere un tipo di esercizio che i vostri cani fanno. Quanti cani avete ora a disposizione? Allora, nel nostro gruppo abbiamo 2 cani adulti che fanno il mantrailing, un cane che ha già un paio d'anni di esperienza come lavoro di superficie e poi abbiamo dei cuccioli sia di mantrailing principalmente. Hai parlato di mantraining e lavoro in superficie. Ci puoi spiegare la differenza che c'è tra queste due metodologie di lavoro? Allora, la differenza sostanziale è che con una metodologia di lavoro, quella del mantrailing, si insegna al cane a fare una ricerca individuale dell'uomo. Con la disciplina della superficie si insegna al cane a cercare l'uomo in generale. Quindi la differenza sta in una ricerca specifica o generale sull'odore umano. Quindi generalmente la ricerca generale non si sa chi sta cercando, il cane sta cercando semplicemente una persona. Esatto, il cane deve cercare un odore umano che corrisponde a una persona in generale, che poi si spera sia poi la persona dispersa. Mentre col mantrailing chiediamo al cane di cercare solo quella persona e lui fa una distinzione di odori e quindi riesce a selezionare tra le varie persone che possono essere presenti nella superficie, nell'aria, quella persona unica. Nella selezione degli odori viene preso banalmente un indumento della persona che si sta cercando o si utilizzano anche altri metodi? No, il principio è proprio quello, si deve raccogliere un oggetto, un indumento della persona da cercare che deve essere il meno inquinato possibile, quindi possibilmente deve essere stato indossato, toccato solo da quella persona. Ti chiedo se ci sono determinati cani più predisposti a questo tipo di ricerche o qualsiasi tipo di razza può andare bene? Allora sì, potenzialmente tutti i cani possono essere impiegati per una disciplina piuttosto che l'altra. È ovvio che nel momento in cui facciamo una ricerca specifica, quindi il mantrailing, che principalmente è un lavoro su una traccia, è meglio se utilizzare cani che già di selezione sono portati a seguire una traccia, quindi cani segugi. Però potenzialmente qualsiasi altro cane potrebbe fare lo stesso lavoro, con magari un po' più di difficoltà, con caratteristiche diverse, ma potenzialmente tutti. Prima stavo parlando con Marco, che abbiamo intervistato poco fa, e fuori onda mi ha detto che comunque in Italia siamo abbastanza indietro proprio a livello, diciamo, quasi di cultura per utilizzare i cani nella ricerca di persone scomparse. Mi faceva l'esempio che in America addirittura i cani valgono come prove in tribunale. Questo in Italia perché non avviene? E probabilmente proprio per cultura, probabilmente una scelta impostata anni e anni fa, probabilmente non si è mai dato fiducia alla capacità olfattiva del cane e il cane interviene come supporto all'uomo nella ricerca oggi come oggi, ma principalmente ancora l'uomo che cerca. In altre nazioni invece si dà prevalentemente fiducia al cane e l'uomo diventa un aggregario o un aggregato alla ricerca. Io prima di salutarti ti chiedo se lavorare con questi cani quanto è emozionante, quanto è bello, e dato che siete comunque un'associazione di volontari dove comunque tante persone potrebbero farne parte, cosa consiglieresti a qualcuno? Perché una persona dovrebbe iniziare a lavorare con i cani per la ricerca di persone scomparse? Beh, in primis perché può essere, come dicevi tu, una soddisfazione, quindi direi chi vuole lavorare col cane deve avere prima una passione per il cane, se non ha questa tanto vale, e poi perché il lavoro di volontariato in se stesso, qualsiasi esso sia, arricchisce la persona. E quindi ecco, io lo consiglio proprio come tipo di attività il volontariato. Col cane, se uno non ha passione per l'animale, direi che è inutile. Dato che ti è squillato il telefono, vuol dire che dobbiamo anche lasciarti andare al tuo lavoro, e comunque era l'ultima domanda, quindi ti ringrazio e in bocca al lupo per l'associazione. Grazie. Grazie. Praticamente adesso noi vi diamo come indicazione un odore, in questo caso qua è il suo. Lui annusa e fa la pista che lei ha fatto andare via. La prima corta serve per
dargli un input. E poi la, diciamo, quella seria tra virgolette, perché è sempre proporzionata a un cucciolo, la facciamo un po' più lunga, magari con un angolo. Adesso tu calcola che loro hanno 6 mesi, sono proprio all'inizio. No, cazzo, mi sentite qua, prima di partire, visto che voi ci seguite, sì, si fa un 360 gradi, un cerchio, con all'interno tutte le persone che ci seguono, in modo che lui seleziona tutti gli odori presenti, sì, ed esclude l'odore che non c'è e prende quello, ok? Ho capito. Andiamo dato su. Dove è andata la Luigia? Dove è andata? Dai su. Dammi la zappa. Dai. Bravissimo! Falla sta qui, falla sta qui. Tu, stai su, stai su. Non sono capace di aprirla sta scatola io. Ah. Su, su, brava, bravo. Bravissimo il mio tarto! Bravo! Vestizione. La vestizione fa parte poi di quello che è la parte lavorativa. Sì, cioè lui, per lui. Lui, la pettorina capisce che deve lavorare. Esatto, lui nel momento in cui gli metto la pettorina, è il momento in cui lavora. Capite? Se io adesso gliel'ho tolta, lui adesso cazzeggia. Capito? Un'altra delle operazioni che si fanno quando si sta lavorando è magari di fermare il cane. Di fermarsi un attimo perché deve sporcare o perché il conduttore magari deve fermarsi a fare qualsiasi cosa, non gli viene tolta la pettorina, si stacca dalla pettorina il guinzaglio, lo si attacca al collare, per lui questo è uno stop, ma non è un fine lavoro. Così nel momento in cui riparto mi riaggancio alla pettorina e gli do il lavoro, non gli do più l'odore, perché lui l'odore ce l'ha già memorizzato, perciò per qualsiasi motivo mi fermo, stoppo, stacco il cane e gli do un fermo tecnico. Nel momento in cui io riparto, gli riallaccio la pettorina e gli dico lavora. Io ho lavorato anche con altri cani, sicuramente a livello di come dire, di cosa piacevole oppure di interfacciarsi con l'animale è sempre meglio un pastore tedesco, un labrador, che ti dà di più come cane, perché loro sono molto freddi, però come lavoro, cioè la soddisfazione che mi dà il blowdown, non gli altri cani non li ho. Poi dipende sempre uno cosa cerca, cioè queste qui sono delle macchine da guerra, cioè se sei capace di gestirli sono la ricerca che non so se sta detto Massimo l'altra sera, quello lì che abbiamo fatto su Ingrigna martedì. Loro giravano continuamente su un settore di 600-700 metri e lei era dentro lì, non la trovavamo perché continuava a camminare, cioè lei non aveva niente, questa signora aveva 80 anni, non aveva nulla e continuava a girare e i cani diventavano matti, no? Continuavano a incrociare, lei probabilmente incrociava gli odori e loro continuavano a sbattere a destra e a sinistra, però abbiamo tolto il soccorso alpino da tutto un settore che comprendeva la Grigna. Cioè, ti puoi immaginare a livello di spazio, sì, sì, i volontari che hai bisogno per andare a coprire un settore così grande. No? E loro si sono concentrati su una zona che poi è stata trovata il giorno dopo, viva, e si sono concentrati su quella zona lì. Sì, sì. Hai fatto? Chi volevi che fosse il deficiente? Ancora siamo. È giusto tutto.